La lezione, quindi non è un premio che noi vogliamo fare, ma è un modesto, modestissimo. Sì, troppo buono, non me lo merito. Non me lo merito. Va bene, a te la parola. La scienza che studia la vita,
È vero, la medicina si occupa di individuare, curare e quindi, diciamo, salvaguardare la salute fisica e mentale dell'uomo. È giusto? Quindi la medicina è una branca della biologia, un ramo della biologia che a sua volta si divide in tante sottobranche, la medicina. E allora perché parlare dei tumori e della biologia dei tumori è importante? Non soltanto perché i tumori costituiscono una delle patologie più frequenti, diciamo, nella nostra epoca, ma anche perché i tumori sono strettamente collegati con argomenti principali della biologia. Quali? Due argomenti biologici: l'origine della vita sulla Terra e l'evoluzione della vita sulla Terra. Nelle presentazioni che io ho fatto in questi giorni per voi, è vero, li vedrete la prossima volta, potrete constatare come questi due aspetti, origine della vita sulla Terra ed evoluzione della vita sulla Terra, sono strettamente correlati con i tumori, o meglio con la cellula tumorale, detta anche cellula neoplastica. Qual è la caratteristica fondamentale della neoplasia, del tumore? La cellula neoplastica intanto è una cellula ribelle, che si ribella ai meccanismi omeostatici. Noi abbiamo dedicato una giornata all'omeostasi, cioè a quell'equilibrio che c'è nell'organismo, equilibrio metabolico ed equilibrio riproduttivo. È vero, la cellula neoplastica non obbedisce a questi freni inibitori che l'organismo mette in atto a che le cellule non abbiano un metabolismo alterato e un ritmo riproduttivo alterato. In quanto il metabolismo e la riproduzione cellulare sono i due aspetti fondamentali della vita, dell'organismo vivente. L'organismo vivente ha una sua economia. Questa economia è data dalla quantità di sostanze energetiche che servono alla cellula per poter nutrirsi e respirare. Importante per chi non avesse, diciamo, cognizione profonda di biologia, è la connessione che io vi sottolineo tra nutrizione e respirazione. Sono due cose strettamente correlate a livello dell'economia della cellula. L'economia della cellula si chiama con una sola parola metabolismo. È l'insieme delle trasformazioni chimiche, energetiche, informatiche che subiscono gli alimenti di natura organica, che sono gli idrati di carbonio o glucidi, i grassi o lipidi, i proteidi o proteine. È vero, queste sostanze entrano nelle cellule viventi e costituiscono la parte economica, cioè danno energia alla cellula. Fermiamoci un attimo: quali danno energia alla cellula? Di questi che ho detto io, di questi tre composti organici, glucidi, lipidi e proteidi, danno energia alla cellula i glucidi e i lipidi, cioè gli idrati di carbonio e i grassi, ma non le proteine. Siamo attenti: le proteine sono sostanze plastiche,
cioè sono sostanze che servono a rinnovare il logorio del citoplasma durante le attività vitali. Mi capite? Le proteine, come voi sapete, sono contenuti nei cibi di origine soprattutto animale, quindi carne, latte, uova e così via di seguito sono elementi che contengono proteine, sostanze plastiche che rinnovano in continuazione la struttura di base della cellula, perché la cellula voi la dovete immaginare, l'abbiamo proiettata diverse volte e quindi tutti abbiamo l'idea di una cellula vivente, si misura in micron, in millesimi di millimetro, ma può essere anche più grande, può essere più piccola, è vero? Per esempio, lo sapete qual è la più grossa delle cellule esistenti al mondo? L'uovo di struzzo, evidentemente, è l'uovo più grande che esiste, è vero? L'uovo, l'ovulo della donna o dei mammiferi è della dimensione dei millimetri, un millimetro e mezzo e così via di seguito, ma sempre uovo è come l'uovo di struzzo. Qual è la differenza tra l'uovo di struzzo e un ovulo di una donna? La differenza è che l'uovo di struzzo, essendo covato dalla mamma struzzo al di fuori del corpo della mamma, contiene le sostanze di riserva per poter nutrire l'embrione, e queste sostanze di riserva altro non è se non il roffo dell'uovo. L'embrione umano invece non ha bisogno di sostanze di riserva dentro l'ovulo, perché l'embrione umano, la cellula ovulo, durante l'ovulazione si stacca dall'ovaio, passa nelle tube del Falloppio e se viene fecondato, si annida nella parete uterina formando un trofoblasto che successivamente poi forma la placenta, che si mette in comunicazione con i vasi sanguigni della madre. Ecco perché l'ovulo della donna e dei mammiferi è piccolo e l'uovo degli uccelli è grande. L'uovo degli uccelli è grande perché deve contenere le sostanze nutritizie per poter dare da mangiare all'embrione durante il periodo della vola. È chiaro. E allora, come vi ho detto, l'aspetto energetico o l'aspetto economico, perché l'energia che cos'è? Il flusso di energia si paga, è vero? Ecco, della cellula è costituito dal metabolismo. L'aspetto invece riproduttivo è, diciamo, depositato nel nucleo della cellula, in cui vi sono dei corpi particolari che si chiamano cromosomi, che si colorano con determinati coloranti chimici, perché se voi osservate una cellula al microscopio, e questa cellula, come ho detto io volte scorse, non è colorata con dei coloranti chimici particolari, voi non vedete niente, voi vedete una struttura che sembra omogenea, ma che in realtà invece omogenea non è, perché se voi colorate la cellula, voi vedrete che la membrana cellulare assume un determinato colore, il citoplasma assume un altro colore, i mitocondri, sono tutti organi cellulari, assume un determinato colore, i cloroplasti nel caso della cellula vegetale assumono un determinato colore, il nucleo con la sua membrana assume un determinato colore e i cromosomi assumono un determinato colore a seconda dello stadio di riproduzione della cellula, perché la cellula quando si riproduce compaiono questi corpicciuoli di forma bastoncellare o granulare che prendono il nome di cromosomi, dal greco chromos, colorato, soma, corpo, corpi colorati che prendono un colorante chimico e quindi si individuano nella cellula in attività riproduttiva i cromosomi, che sono di numero costante per ogni specie vivente. Nell'uomo abbiamo 46 cromosomi, ovvero 23 coppie di cromosomi, sono combinati che 22
due coppie di cromosomi e sono normali, diciamo, ci sono alcuni che hanno forma allungata, altre forma bastoncellare, altra forma granulare, e poi c'è una coppia particolare che prende il nome di eterocromosomi o cromosomi sessuali, che sono il cromosoma X e il cromosoma Y. Quando nel ciclo della riproduzione della cellula noi dobbiamo distinguere due compartimenti ben delineati, ben precisi, il compartimento delle cellule somatiche, che sono le cellule del corpo, di tutto il nostro corpo, è vero, quindi compreso le cellule del derma, dell'epidermide, del fegato, dello stomaco, del cuore e così via di seguito, e le cellule germinali, che sono le cellule riproduttive. Stiamo attenti, queste due categorie di cellule hanno una grande diversità, una diversità cromosomica, nel senso che se io prendo una cellula del derma, cioè dello strato che sta al di sotto della pelle, e io la coloro opportunamente e studio i cromosomi, io trovo quanti cromosomi? 46 cromosomi. Se è maschietta, maschietto questo individuo da cui ho prelevato la cellula, ci avrà un assetto cromosomico sessuale XY. Se è femminuccia, avrà un assetto cromosomo XY. Poi abbiamo le cellule germinali, che sono le cellule deputate alla riproduzione dell'organismo. Dove si trovano le cellule germinali? Nell'uomo si trovano nei testicoli, nella donna si trovano nelle ovaie. Nell'uomo sono gli spermatozoi, invece nella donna sono le cellule uovo. È vero, le quali cellule però, sia le cellule uovo sia gli spermatozoi, hanno come assetto cromosomico non più 46 cromosomi, bensì 23, perché hanno subito un processo riduttivo del numero dei cromosomi che prende il nome di meiosi. Ora, quindi abbiamo inquadrato così, grosso modo, la citologia, lo studio della cellula. Ora dobbiamo vedere in che cosa la cellula neoplastica, la cellula tumorale, differisce dalla cellula normale. Ecco, noi abbiamo una differenza intrinseca e una differenza estrinseca. Quella intrinseca è data da soprattutto un fattore: le mutazioni. Le mutazioni. Perché una cellula, per poter diventare cellula neoplastica, cellula cancerogena, deve subire una o più mutazioni nel suo genoma, nell'assetto genetico. Voi sapete che noi abbiamo circa 22.500 geni, e questi geni altro non sono se non dei tratti di DNA, acido desossirribonucleico. A volte basta, come abbiamo visto in altri nostri incontri, parlando per esempio della coria di Huntington, ne abbiamo parlato, e anche di altri processi, come per esempio le talassemie o anemia mediterranea. Alle volte, in molte malattie, c'è una mutazione puntiforme, cioè una base azotata, perché nella molecola del DNA vi sono quattro tipi di basi azotate: adenina, timina, guanina e citosina. A volte basta che una di queste molecole si dispone prima o dopo nel filamento del DNA, in uno dei due filamenti del DNA, per avere una mutazione puntiforme che può provocare una grave malattia o addirittura una neoplasia, un tumore. Una mutazione, ma più spesso i tumori sono generati non tanto da mutazioni puntiforme quanto da dislocazioni, da, significa, pezzetti di cromosomi, i quali vanno a inserirsi
e vanno ad attaccarsi con altri cromosomi, o ancora di più, e queste sono le ultime scoperte della biologia, vi sono dei geni particolari scoperti da Barbara McClintock, e credo che queste scoperte furono fatte intorno agli anni 40, alla seconda metà degli anni 40, nel 1948, e io mi mordo le mani perché quando io ho studiato all'università la biologia dei tumori, io sono del 1948, è vero, quando ho studiato la biologia dei tumori, queste cose a me non l'hanno fatto studiare, quindi non sono bastati nemmeno 20 anni di tempo per poter portare nei programmi universitari delle cose, e ora me li trovo a distanza di 50 anni, la gente crede che siano delle novità, delle nuove scoperte. Se voi parlate con certi medici, con la parola certa, certi medici già dice tutto, non dice niente. È vero, non sono a corrente dei trasposoni. È vero, i trasposoni sono una delle cause più frequenti di tumori. Cosa sono e in che cosa consistono? Sono dei segmenti dei geni che hanno una facoltà, all'interno del nostro genoma saltano da un punto all'altro, saltano, jumping, è vero, e allora se si inseriscono all'interno di un gene che è ben regolato per una determinata attività, alterano tutta questa attività e producono la promozione della cellula, cioè promozione in questo caso, signora, si dovrebbe parlare di bocciatura, noi la bocceremmo quella cellula, però biologicamente quella cellula viene promossa e da cellula normale diventa cellula neoplastica. Qual è la differenza? Che comincia a moltiplicarsi indipendentemente dall'omeostasi dell'organismo, non rispettando più gli equilibri riproduttivi, non solo, ma in buona percentuale queste cellule neoplastiche sono meno suscettibili all'apoptosi. Che cos'è l'apoptosi? La morte cellulare programmata. Le cellule del nostro corpo sanno quando si devono riprodurre, quando devono stare quiete e sanno pure quando devono morire per essere sostituite da cellule più giovani senza che niente succeda. Però ci sono dei distretti corporei, quindi delle parti del nostro corpo, in cui il turnover, cioè il ritmo differenziale di riproduzione delle cellule, è normalmente più alto del normale. E quali sono queste cellule che hanno un turnover elevato, normale? Quindi stiamo parlando di cellule normali. Per esempio, le cellule della pelle. Le cellule della pelle vengono prodotte nello strato sottostante che si chiama derma, è vero? Poi arrivano alla parte più esterna, è vero, dell'epidermide, si desquamano, cadono e vengono sostituite da altre cellule. Quindi la pelle ha un turnover elevato, è vero? Le cellule del sangue, quali sono le cellule del sangue? Globuli rossi, globuli bianchi e piastrini. Queste cellule hanno un turnover, cioè un ritmo di produzione e distruzione elevato. Per esempio, i globuli rossi hanno una vita media nel nostro organismo di 120 giorni. Dopo 120 giorni, il globulo rosso viene distrutto dal fegato, dalla milza, dal midollo osseo e viene sostituito. Tanti quanti globuli rossi vengono distrutti, normalmente vengono prodotti più o meno. Quindi si mantiene costante il numero dei globuli rossi. Fra l'altro è importante, ricordatevi che i globuli rossi sono le uniche cellule, assieme alle cellule più esterne dell'epidermide, a non avere nucleo. Quindi praticamente conducono una vita fin quando non esauriscono le loro risorse, dopodiché vengono distrutte. Dalla distruzione dei globuli rossi all'interno di questi organi, è vero, viene prodotto un pigmento che prende il nome di bilirubina. Quindi quando la quantità di globuli rossi distrutti supera un certo limite, aumenta la bilirubinemia, cioè la quantità di bilirubina. La conseguenza
più, diciamo, evidente di questo fatto, di questo turnover aumentato, di questo aumento della diffusione dei globuli rossi, è praticamente la colorazione gialla delle sclere, soprattutto delle sclere, quindi dell'occhio. Ecco, il medico fa così e vede che la parte interna dell'occhio diventa gialliccia, e allora significa che c'è una bilirubinemia. Allora il medico prescrive l'analisi, dice fate la bilirubina diretta, indiretta e così via. Dato che ci siamo in questo argomento della bilirubina, lo segnaliamo, perché una iperbilirubinemia, significa un aumento della bilirubina, può essere causa sia di un aumento della disfunzione del globuli rossi, quindi di un ittero emolitico, emolisi, emo significa sangue dal greco, lisi rottura, rottura non del sangue, dei globuli rossi. In questo caso i globuli rossi contengono ferro. Questo ferro che cosa fa? Si accumula nel fegato e si ha praticamente una degenerazione epatica che può portare fino alla cirrosi. È vero, e nello stesso tempo si ha la pigmentazione gialla delle sclere dell'occhio. Però un aumento della bilirubina può essere anche causato da altre cose, come per esempio da un calcolo che occluda il coledoco o le vie biliari, o ancora peggio, da una compressione della testa del pancreas a causa di un tumore. È vero, quindi vedete quanto sono. È compito del medico, è vero, e fare la diagnosi differenziale di questi casi di ittero. Ma ritorniamo al nostro argomento. Quindi i transposoni sono una causa di tumori perché saltano da un punto all'altro interrompendo la normale sintesi delle proteine e producendo delle proteine anomale. Un'altra causa di tumori sono i virus. Si è sempre detto che i tumori non sono infettivi, e in realtà è così. I tumori, cioè, se voi potete stare tranquilli, se c'è un ammalato neoplastico, non vi contagerà la sua neoplasia, anche se la neoplasia è dovuta ad un virus, in quanto i virus che più frequentemente producono o sono concause, quindi non sono la sola causa, ma una delle cause delle neoplasie, sono i papillomavirus. Quindi i virus del gruppo del papilloma, è vero, sono dei virus piccolissimi ad RNA, i quali praticamente, quindi come molecola, diciamo, duplicante, non hanno il DNA, questi papillomavirus, ma hanno l'RNA. Quindi quando questo RNA è iniettato all'interno della cellula, da parte del virus, c'è un enzima che prende il nome di trascrittasi inversa, che trasforma l'RNA in DNA, il quale si unisce con il DNA della cellula, producendo la degenerazione maligna delle cellule, soprattutto della cervice uterina. Ecco perché è consigliabile alle bambine fino ad una certa età di fare il vaccino contro il papillomavirus. Siamo attenti, apriamo gli occhi soprattutto alle campagne di queste cosiddette anti-vax, anti-vaccinisti, che sono veramente dei delinquenti sociali. Delinquenti sociali. Perché andare contro quelle che sono le evidenze della scienza, tutto è discutibile. Siamo attenti, non c'è niente, non ci sono occhi qui, non ci sono verità assolute ed eterne. Però tutto quello che la scienza finora ha dimostrato che produce producono tumori, cancri, eccetera, eccetera, sono fatti oggettivi. Non si possono contraddire dicendo io sono contrario ai vaccini. Il papillomavirus è un virus pericolosissimo, che poi in età, diciamo, adolescenziale, in età adulta, porta la bambina diventata donna a
subire il tumore, il carcinoma dell'utero o della cervice uterina, e che è una malattia abbastanza seria, abbastanza grave. Quindi siamo a te. Per quanto riguarda quindi un altro fattore importantissimo per quanto riguarda i tumori o neoplasie, che dir si vogliono, è il contesto ecologico in cui il tumore si sviluppa. Io ho detto che ci sono fattori intrinseci, che sono le mutazioni che ti producono la promozione della cellula, la cellula normale a cellula neoplastica, e un altro fattore che è il fattore intrinseco, cioè il posto dove il tumore, dove quella cellula neoplastica si trova. E allora, i biologi hanno dimostrato, senza ombra di dubbio, nel senso di legittimo sospetto, che nel corso della nostra vita ognuno di noi ha subito centinaia o addirittura migliaia di processi tumorali. Cioè, ci sono state delle cellule del nostro corpo che hanno mutato, che sono diventate cellule neoplastiche, e noi però non ci siamo ammalati di tumore, perché il nostro sistema immunitario è stato in grado di distruggere questo tumore prima che si sviluppasse, in quanto i tumori si classificano in base a determinati fattori, come per esempio la stadiazione, in quale stadio si trovano nello stadio primo, nello stadio secondo, nello stadio terzo, nello stadio quarto, il grado di aggressività, che si misura pure in determinata. Quindi, quando una cellula neoplastica si trova in un ambiente istologico, parlando di ambiente istologico, quindi dei tessuti del nostro corpo, il quale è perfettamente equilibrato e funziona perfettamente, e il sistema immunitario è abbastanza vigile, subentrano un tipo di linfociti che si chiamano linfociti killer, i quali aggrediscono la cellula tumorale, come io vi ho fatto vedere l'altra volta in quel filmino brevissimo che abbiamo visto, aggrediscono la cellula tumorale e la distruggono. Il tumore non si sviluppa. È giusto? Non solo non si sviluppa, ma la persona non viene nemmeno a conoscenza che... Ora, nel corso della nostra vita, questi episodi si sono avvenuti centinaia di volte. Ovviamente, quando si manifestano i tumori, purtroppo lo devo dire, si manifestano, per esempio, quando l'organismo diventa più avanti negli anni, il sistema immunitario si indebolisce e allora non ha più la facoltà di uccidere tutte le cellule neoplastiche, e allora si sviluppano le neoplasie. Infatti le neoplasie sono più frequenti in età avanzata, tranne alcuni tipi, come per esempio il neuroblastoma. Il neuroblastoma è un tipo di tumore che, diciamo, colpisce il sistema nervoso periferico, il quale, il nome neuroblastoma dice tutto. Neuro significa che colpisce le cellule nervose, blastos significa cellule embrionali, ancora allo stato embrionale, quindi che conservano delle caratteristiche embrionali. Questo neuroblastoma colpisce soprattutto i bambini fino a 14 anni. È vero? Ed è un tumore, fortunatamente, che negli stadi iniziali risponde abbastanza bene alla terapia oncologica, quindi alla chemioterapia, è vero? E la quale chemioterapia, vedi caso, questa è una notizia importante che vi sto dando, i bambini resistono più alla chemioterapia degli adulti o delle persone in senescenza.
Cioè, quella chemioterapia che un adulto lo butta a terra, ci dà una mazzata, al bambino ci dà un baffo. Cioè, il bambino reagisce molto meglio dell'adulto, soprattutto i bambini di 18 mesi hanno la massima resistenza alla chemioterapia. E perché? Hanno un sistema immunitario ancora vergine, giovanissimo, in grado di reagire alla malattia, e praticamente un sistema che non produce nausea, vomito e così via di seguito, come la chemioterapia negli adulti generalmente produce. Ora io vi voglio dire una cosa, avviandomi alla conclusione, noi ancora abbiamo un po' di tempo. Quindi, quali distretti corporei sono, se così, in modo tale che ti resta in mente questo concetto, più suscettibili alle neoplasie? I distretti corporei, ovvero i tessuti che hanno un turnover cellulare, cioè un rinnovo delle cellule più alto. Tessuti che si mantengono, che hanno un ritmo riproduttivo cellulare basso, generalmente sono meno colpiti dai tumori. E allora andiamo a parlare, spendiamo due parole a quelle che sono le neoplasie più frequenti nel nostro territorio. E allora, nell'uomo, ai primissimi posti, questo lo vedremo quando la prossima volta vi porterò, c'è tutto lo schema, abbiamo il carcinoma della prostata. È vero, il carcinoma della prostata è dovuto generalmente ad un invecchiamento della prostata, la quale è una ghiandola che si trova alla base dell'uretra, sotto la vescica. Nell'età e con l'avanzare dell'età subisce generalmente un processo di ipertrofia benigna. E vedi, questa ipertrofia benigna che cosa fa? Comprime all'interno della prostata, che cosa ci passa? L'uretra. E vedi, ti comprime l'uretra e ti produce quello che anticamente i nostri nonni chiamavano impedimento d'urina. E veramente l'urina significa che uno ci viene lo stimolo della menzione, da non confondere con la menzione, perché a Mazzara tutti abbiamo praticamente i figli che hanno avuto la menzione. Anche io poi ho sentito, invece dice mio figlio ha avuto la menzione, non la menzione, la menzione. C'è c'è andato. E a volte invece le cellule della prostata, che sono attivissime produttrici di un liquido che prende il nome di liquido prostatico, il quale liquido prostatico dà molta vitalità agli spermatozoi. In un eiaculato, cioè quando l'uomo praticamente produce e butta fuori dall'uretra gli spermatozoi, li butta in un liquido appiccicaticcio che prende il nome di liquido prostatico. Se il liquido prostatico è abbondante, generalmente anche gli spermatozoi sono più vitali e così via di seguito. Quindi c'è un turnover cellulare all'interno della prostata, e il che fa che la prostata sia sottoposta a carcinomi, e precisamente ad adenocarcinomi. Perché? Intanto vi do un orientamento generale. Tutti i tumori che colpiscono i tessuti epiteliali sono carcinomi o adenocarcinomi se c'è la parte ghiandolare coinvolta. Adenos significa ghiandola, no? E invece i tumori che colpiscono i tessuti connettivi si chiamano sarcomi. I tumori che colpiscono il tessuto liquido del nostro corpo per eccellenza, che è il sangue, sono le leucemie, il tessuto linfatico, i linfomi, che si dividono in Hodgkin e non Hodgkin. Queste cose poi li vediamo, eccetera eccetera. Ma un distretto corporeo, è vero, è molto colpito da processi neoplastici, è l'intestino, soprattutto l'intestino grasso, soprattutto il colon e il retto.
cosa c'è nel colon e nel retto. Nel colon e nel retto, intanto, che cosa avviene? Cosa si forma nel colon? Nel colon si formano le feci. Quindi dal cieco in poi, colon, quindi abbiamo cieco con l'appendice iliocecale. Quando si infiamma abbiamo l'appendicite, intanto già voi cominciate. Quando sentite il termine ite, significa infiammazione. Ite, appendicite, infiammazione dell'appendice. Tonsillite, infiammazione delle tonsille. Colite. Colite, infiammazione del colon. Oh, da premettere che le infiammazioni sono un fenomeno frequentissimo, ma oggi sono considerate come una delle concause principali delle neoplasie, dei tumori. Il tumore inizia con un'infiammazione. Infatti, quando io ho studiato la patologia ai tempi dei dinosauri, mi hanno insegnato dolor, tumor e rubor. Sono i tre cardini dell'infiammazione. Dolore, tumefazione ed arrossamento. Dolor, tumor, come tumefazione, non come tumore. Et rubor, in arrossamento. Ora è stato provato che le infiammazioni croniche sono una concausa dei tumori. Ed avverto con questo soprattutto le ragazze, le quali spesso e volentieri sono soggette a irritazioni degli organi genitali, soprattutto della vagina. Stare molto attente e curare questi arrossamenti, che se trascurati nel tempo possono degenerare. Quindi nel nostro territorio uno dei tumori maschili più frequenti è il tumore alla prostata. Segue il tumore all'intestino, al colon. Perché? Perché nel colon si formano le feci, ma nel colon avviene un fenomeno importantissimo di equilibrio idrosalino del corpo umano, cioè avviene il riassorbimento dell'acqua contenuta prima nel cibo e poi nelle feci, viene riassorbita. Com'è combinata questa mucosa, che il mio professore di anatomia non chiamava mucosa, bensì muccosa, del colon? È combinata che ci sono delle crippite. Delle crippite significa delle invaginazioni in cui le cellule hanno un elevato turnover, quindi cellule che si moltiplicano a ritmo sostenuto per poter produrre muco e assorbire acqua. Dato che queste cellule si moltiplicano a ritmo sostenuto, è più frequente che in alcune divisioni cellulari avvengano degli errori, e questi errori producono la promozione di una cellula normale in cellula tumorale, in cellula neoplastica. Anche qui noi praticamente dobbiamo distinguere, quando facendo le corna e sperando che nessuno di noi qui sia toccato da questo tipo di patologia, bisogna stare attento a che cosa? Alla stadiazione. Stadio 0, stadio 1, stadio 2, stadio 3, stadio 4. Stadio 0 corrisponde al tumore in situ. In situ significa che c'è una parte della mucosa del colon la quale ha subito un processo di trasformazione tumorale. Questo processo è ben localizzato, non ne riguarda altre parti della mucosa del colon, rimane lì, a volte addirittura è incapsulato da tessuto fibroso, e allora a questo punto basta l'asportazione o endoscopica addirittura, quindi in colonoscopia, è vero? O addirittura un intervento chirurgico, un micro intervento
chirurgico che asporti quella piccola massa a volte millimetrica. Chiamato polipo. Il polipo, altro non è se non un tumore normalmente benigno. Ma dico normalmente benigno perché ci sono dei polipi benigni e dei polipi maligni. È vero. Generalmente c'è nella patologia del colon una malattia che è la poliposi familiare, in cui nell'intestino si formano anche 500-600 protuberanze interne della mucosa che sono polipi e sono adenomi, cioè sono dovuti alla degenerazione delle microghiandole che ci sono nel colon. Se non si asportano, questi nel giro di alcuni anni si trasformano in tumori maligni. È anche importante sottolineare che nel tumore del retto e del colon spesso c'è un polipo sentinella, cioè un polipo benigno che però è a sentinella di un processo neoplastico che avviene generalmente sopra, o nel colon discendente o nel colon trasverso, addirittura nel colon ascendente. Quindi stiamo attento a tutte queste situazioni. Ora, è importante negli ultimi anni, e poi per quanto riguarda i tumori, io avevo nella presentazione tutti gli stadi dei tumori femminili, sia dei tumori dell'utero, della vagina, dei tumori della mammella e così via di seguito. Il tumore della mammella colpisce generalmente 7 donne su 100. 7 donne su 100. Ed è una delle cause di mortalità femminile più importanti, più rilevanti. Il tumore alla mammella generalmente è associato nel 40% dei casi ad un'alterazione genetica, ad un gene che prende il nome di BRCA1 e poi ce n'è un altro, BRCA2. Coloro i quali, le donne che hanno questo assetto genetico, che hanno questi due geni, BRCA1 e BRCA2, si ammalano di tumore alla mammella dal 40 al 60% in più rispetto alle donne che non hanno questa mutazione genetica. In linea generale vi dico che nel nostro organismo ci sono due tipi di geni. Gli oncogeni sono i geni che attivati producono la mutazione cellulare e fanno diventare la cellula cancerogena. È un altro gruppo di geni che prendono il nome di oncosoppressori, i quali invece, se vengono inattivati, producono tumori. Quando sono attivi, invece inibiscono lo sviluppo dei tumori. È vero, la moderna terapia ha messo a disposizione dei medici e dei biologi una vasta gamma di sostanze per la cura dei tumori. Tant'è che oggi molte patologie neoplastiche sono diventate da processi acuti quasi processi cronici. Ebbene, prendiamone una, per esempio. La leucemia mieloide cronica. Quindi è un tumore del sangue, non è un tumore solido, è un tumore liquido. Colpisce generalmente, a differenza delle leucemie acute, colpisce gli anziani o gli adulti, diciamo, belli stagionati. Questa malattia può protrarsi anche per 10-20 anni, non si può guarire a tutt'oggi, tranne che si faccia un trapianto del midollo compatibile, cure con cellule staminali, così via di seguito, ma nella maggior parte dei casi l'ammalato non guarisce, ma diventa ammalato cronico e spesso muore per un'altra malattia, non per questa. Questa malattia si mantiene sotto controllo
la leucemia mieloide cronica, la leucemia linfatica cronica, un'altra forma pure che nell'adulto, le leucemie acute invece, soprattutto nei bambini, sono rapidamente mortali. Ebbene, sono fulminanti. Io ho conosciuto una persona che nel giro di 10 giorni praticamente non ce l'ha fatta completamente, un adulto, una 50 anni, non aveva avuto mai nessun segno. Ora, focalizziamo però la nostra attenzione su quello che avevo detto io e alcuni minuti fa per quanto riguarda gli ecosistemi in cui si sviluppano i tumori. Quindi, dire che le neoplasie siano determinate da cause genetiche è sbagliato, perché le cause genetiche possono favorire o non favorire la crescita di un tumore, ma affinché il tumore si sviluppi è necessario che il terreno in cui si sviluppa, il tessuto in cui si sviluppa, sia un tessuto alterato, che abbia perduto la sua omeostasi, che abbia perduto il suo equilibrio. E quali sono quelle sostanze che fanno perdere l'equilibrio ai tessuti e quindi favoriscono l'insorgenza dei tumori? Per esempio il fumo della sigaretta. Il fumo della sigaretta è un cancerogeno di primo ordine, ma non soltanto. Poi ci sono l'obesità. Cosa? L'obesità. L'obesità è una concausa, nel senso che si è visto che gli individui obesi sviluppano neoplasie in media di più rispetto agli individui normopeso. Ma la cosa principale sono, e che è sottovalutato, molto sottovalutato nella nostra società, sono gli interferenti endocrini. Interferenti endocrini. Provate a parlarne con biologi, medici, eccetera, eccetera, laureati a tempo dei patriarchi, a tempo dei patriarchi, e vedete che cosa vi dicono degli interferenti, ma nemmeno sanno cosa sono, sperimentato da me perché l'ho chiesto, cosa sono gli interferenti endocrini. E dove li troviamo? Viene il freddo a pensarci, viene il freddo a pensarci, perché sono delle sostanze che sono presenti quotidianamente nelle nostre case e nelle nostre mense. Intanto vediamo cosa sono gli interferenti endocrini. A meno di 10 minuti io cedo la parola quivi. Ecco, gli interferenti endocrini si chiamano così perché interferiscono con gli ormoni prodotti dal nostro organismo, alterando la recettività delle cellule, i recettori cellulari a questi ormoni. Quindi interferiscono. E dove sono? Chi sono? Quali sono? I bisfenoli, i fitati. Dove li trovate? Sono nomi così, va bene, giustamente chi non si occupa di biochimica, bisfenoli e fenoli, dice, ma dove sono? La voi l'avete presente il Domopac, quello che si, la plastica con cui si rivestono gli alimenti per diventare igienici, cioè per mantenerli igienici, si portano le bottiglie di plastica dell'acqua minerale. Tutti questi contengono bisfenoli, sono interferenti endocrini potentissimi, considerati come probabili e agenti produttori di tumori. Ma perché probabili? Perché l'eliminazione di queste sostanze plastiche coinciderebbe con la perdita di interessi notevolissimi da parte delle industrie che producono bottiglie di plastica e tutte queste cose, quelle, le pellicole che si ricoprono gli alimenti, eccetera eccetera. Queste contengono sia bisfenoli che fitati, che sono degli interferenti endocrini potentissimi, considerati come concause di molti tipi di tumori, soprattutto dell'apparato digerente, dell'esofago e dello stomaco. Chiudo, quindi siamo attenti non solo nell'alimentazione.
l'alimentazione, perché l'alimentazione che noi facciamo, è vero, se noi dovessimo esaminare scientificamente quello che ingeriamo nelle nostre viscere con l'alimentazione, ci sarebbe da rabbrividire, perché gli erbicidi, è vero, gli anticrittogamici e gli insetticidi vengono usati dai produttori alimentari senza alcuna remora e senza alcuna moralità. Si mette l'erbicida, si mette l'anticrittogamico, eccetera, eccetera. Oggi, domani si raccolgono i pomodori e voi vi fate l'insalata, la pasta con la salsa e così via di seguito. Per non parlare del frumento. Per non parlare del frumento. Il frumento che viene dal Canada è tutto trattato con erbicida. È vero, quindi io mi sono informato presso gli amici miei, dicevano non ti preoccupare, io ho degli amici che hanno il pastificio, dice il mio il grano è il grano siciliano. E io vivo con questa piena illusione. È giusto? In realtà non ci credo, non è che ci credo, però se ci dovesse... E devo crederci assolutamente. Ora, un altro, e chiudo con questo argomento, quello argomento che si chiama importantissimo, che è la terapia messa a disposizione dei biologi e dei medici, che sono le analisi per poter trovare i marcatori tumorali, markers tumorali. È giusto? Questo dovremmo ricorrere spesso all'analista per alcuni di questi marcatori, perché è stato provato che questi marcatori iniziano ad aumentare quando la neoplasia ancora non si è sviluppata. Quindi basterebbe trovare un aumento di alcuni di questi marcatori per metterci in allarme, perché non sempre un aumento del marcatore significa avere un tumore. No, no. Per esempio, un marcatore tumorale, per, diciamo così, mirato per il carcinoma della prostata, è il PSA. Io conosco persone che hanno un PSA 20, 25, 30. E non hanno... Non, ora è stato abbassato, non è 4, già è al di sopra, ora è 2,5 il massimo della cosa. Il sottoscritto fortunatamente ce l'ha 0,87, è giusto? Oh, io conosco però amici miei che hanno avuto un PSA di 25, 30, eccetera, eccetera, e non hanno tumore alla prostata, hanno soltanto un'ipertrofia prostatica benigna, perché aumenta il PSA anche nell'ipertrofia prostatica benigna. Però ci sono altri tipi di, carcinomi pericolosissimi, è vero, come per esempio c'è l'antigene carcino embrionale, che voi lo trovate aumentato e in diverse neoplasie, come per esempio neoplasie dell'apparato digerente, neoplasie che colpiscono l'intestino, lo stomaco e così via di seguito. Per esempio abbiamo il CA125, che è un marker tumorale che si ha quando c'è una neoplasia dell'ovaia. Però se io faccio una analisi per trovare un marcatore tumorale in una ragazza che ha avuto da poco o già le mestruazioni, troviamo un CA125 elevato e quello non ha un tumore, c'è soltanto le mestruazioni, infatti si va lontano dalle mestruazioni. Poi abbiamo un antigene importantissimo che è il CA 1999, non mi ricordo bene, non vorrei dare il numero, comunque questo è un antigene che si trova aumentato nei tumori gastrici, nei tumori dello stomaco. Però io mi scuso con voi di non avere potuto farvi vedere queste cose, perché ho dimenticato la chiavetta, la prossima volta li vedremo, d'accordo?
sostituisce benissimo tutti i medici di nostra conoscenza. Davvero.